Ciao a tutti, io sono Teo e oggi vi parlo di questo operatore di telefonia mobile che si chiama O-Mobile. Vi dico fin da subito che le mie sono opinioni personali nelle prime settimane di utilizzo e che la SIM, non avendo obbligo di rinnovo, potete interromperla quando volete. Ho pensato di realizzare questo video perché oltre alle persone comuni possono esserci anche degli appassionati o chi utilizza droni che potrebbe aver bisogno di un servizio a basso costo. Potete usarlo come numero di telefono principale oppure come secondo numero. Ad esempio, io ho avuto un guasto sulla mia linea telefonica fissa. E ho dovuto per forza affidarmi a un servizio mobile che mi desse molti gigabyte e anche traffico illimitato come chiamate e SMS. Ad esempio, se devo guardare dei video, manuali di droni o seguire una mappa di volo online per capire dove posso volare, posso usarlo tranquillamente, ma anche per semplicemente per telefonare o per gli SMS gratuiti. Come vedete qui ho preso la SIM, ci sono le varie misure, SIM, micro SIM e la nano SIM. E se si rovina o la perdete, rifarla costa solamente 5 euro. O-Mobile fa parte dei cosiddetti operatori virtuali, nel senso che non hanno una rete propria, ma si appoggiano ad altri. In questo periodo infatti se ne sente parlare molto come dei vari Iliad, Optima, Kina, eccetera. Ma nel caso di O-Mobile si è più tranquilli perché è di proprietà di Vodafone, quindi diciamo che è un operatore a basso costo di Vodafone. Vodafone sapete che in questo periodo, come copertura è una delle migliori. O-Mobile offre tre tariffe. La prima è da 6,99 euro, attivabile solo da chi arriva da alcuni operatori virtuali. Poi vedrete nello screenshot che vedete qui quali sono. L'altra, che è quella che ho fatto io, è invece da 8,99 euro, praticamente 9 euro al mese. E questa si fa per i numeri nuovi. Oppure per chi arriva da China Mobile o da Iliad o da Daily Telecom e pochi altri ristretti. Infine c'è la tariffa piena, 12,99 euro, per chi arriva da un normale operatore TIM Vodafone e vuole mantenere il proprio numero. Potete fare la SIM online, aggiungendo a questa cifra 10 euro, quindi saranno o 16,99 euro o 18,99. Potete riceverla a casa o ritirarla in un'edicola fra quelle presenti nel sito. L'offerta include chiamate, gli SMS e i 50 GB di internet, che sono veramente parecchi. Ci sono costi zero per sapere le varie cose, tipo avviso di chiamata, SMS dell'ho chiamato, credito residuo, l'hotspot, eccetera, eccetera. La differenza principale rispetto a Vodafone è che l'internet è in 4G, cioè limitato a 30 GB massimi in download, quindi viene chiamato 4G Basic e si spiega dunque anche la differenza di prezzo, ma è comunque insomma una quota molto alta. Dato fino a pochi anni fa in tutte le famiglie non è che si navigava tanto alti, oltre i 5 giga, diciamo anche i 10, alcuni proprio non avevano neanche la connessione. Quindi se navighiamo anche intorno ai 10-20 mega è comunque una buona quota. Come vedete, ad esempio, nel mio screenshot, io sono sempre intorno ai 10, anche 15 a volte, e i 2 in upload. Per cui se voglio caricare dei video su internet, in caso mi salta la connessione fissa, è veramente una salvezza. Oppure anche se volete guardare dei film, riuscite a farlo con 50 GB.
Se vedete, qui vi lascio i due screenshot. Ho fatto il confronto con un telefono con Vodafone e a fianco ho fatto lo stesso test con O Mobile e non ho notato differenze particolari. Per concludere, cosa dire? Molti diranno a me non funziona, non c'è copertura, eccetera. Ma come ho detto, il mio è un test personale, per cui dovrete provarla usando correttamente il vostro smartphone e facendo delle verifiche, cioè ad esempio mettendo l'LTE tra le impostazioni del telefono. Anche io, come voi, ho voluto provare di persona e finché va così bene, la tengo di sicuro. Non posso fare altro appunto che consigliarvela se la vostra zona ha una buona copertura Vodafone. Fatemi eventualmente sa sapere nei commenti se la usate o cosa ne pensate e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video.